Bettega, lancio su Boniek, scatta Boniek, va via bene Boniek, Boniek, traversone verso Rossi e la Juventus ha segnato. Rossi, su azione travolgente di Boniek, segna al 14° minuto. Rivediamo l'azione di Boniek. Va via fra due uomini. Travolgente l'azione del polacco, ecco il cross, Rossi. 1-0 per la Juventus, 14° minuto del primo tempo. Lotta al centro del campo, Anne, gli ha tolto la palla Platini, Bonini, Rossi. È scattato Plessier, Delangre, Anne. Van der Smissen, da Amata, anticipato da Tardelli. Boniek. Verso Platini. Deviazione di Platini verso Rossi, che è in fuorigioco. Ottimo spunto di Bettega. Platini in verticale su Rossi. Era scattato bene Rossi, c'è fallo su di lui da parte di Poel. Ammonizione di Poel. Tira Platini, è una prodezza del portiere belga, evita il raddoppio. Gran tiro di Platini, grande parata di Predom. Ecco De Pasquale che ci rimanda questa azione. Va a pescare proprio a filo di traversa l'incrocio dei pali Platini. Predom in calcio d'angolo, è il primo calcio d'angolo della partita in favore della Juventus, dalla bandierina Bonini. Colpo di testa di Bettega, Rossi, ancora rovesciata di Rossi, Bettega, Boniek. Grande occasione per la Juventus che in mischia non riesce a realizzare. Boniek, Rossi, Rossi, lanciato bene da Platini, Rossi, Rossi, e ancora Rossi raddoppia dopo il dribbling che ha scartato anche il portiere. È il 29° minuto del primo tempo. Gerz ha portato più dinamicità, direi più forza, più potenza nell'attacco belga, ma comunque non riesce a sovvertire i valori tecnici che per tutta la partita sono stati dalla parte dei campioni d'Italia. Almeno avete visto Gerz tira, perché per tutta la gara gli attaccanti belgi non sono riusciti a produrre, tranne quel tiro a fil di traversa di Van der Smith, nessun pericolo per la porta di Zoff. Bonini, cross di Bonini, colpo di testa di Bettega ed è il terzo gol. Bettega, quarantaduesimo minuto, terzo gol di Bettega, ma l'arbitro lo annulla. Fuorigioco, di fuorigioco non si può parlare evidentemente, perché Bettega si è appoggiato sulle spalle di un avversario. Ora è ancora in attacco all'ultimo minuto Bettega, Bonini. Fuorigioco di Platini, dice il guardalinee, questa volta forse non era fuorigioco. Passa il turno con il 2-0 sullo standard di Liegi, due gol di Rossi nel primo tempo, 14° e 29°. Signore e signori, buonasera.